Voi mi insegnate che la democrazia si fonda su due doni. E quali sono i due doni su cui si fonda la democrazia? Il primo dono è la giustizia e il secondo dono è la dignità umana. Ma la democrazia non sarà mai in piedi se non c'è una terza gamba che si chiama responsabilità. Anche il tema di oggi che noi vi proponiamo come filo conduttore dell'assemblea è diritti contro privilegi, sconfiggere le mafie per costruire la democrazia, perché è soltanto in questo connubio che noi riusciamo a capire perché noi dobbiamo occuparci di antimafia e non solo le forze dell'ordine o la magistratura, perché è una cosa di cui dobbiamo interessarci anche noi, perché un prete deve fare l'antimafia, perché un cittadino deve fare l'antimafia, no? Perché finché c'è mafia, più mafia c'è meno democrazia c'è, meno siamo liberi più siamo schiavi. Noi dobbiamo sconfiggere le mafie se vogliamo vivere in un paese libero. I presidi sono dei gruppi più diversi, perché alcuni sono gruppi di ragazzi, altri sono gruppi di adulti, altri gruppi di insegnanti. In alcuni territori sono gruppi che mettono insieme dalla nonna fino alla nipote, quindi gruppi intergenerazionali e gruppi che fanno libera sul proprio territorio. Noi decidiamo che la ricerca della verità, che è ricerca di giustizia sociale, ovvero rispettare le leggi giuste non sono frutto di relativismo, ma come diceva Don Milani, sono le leggi che sanciscono la libertà dell'ultimo e sanzionano gli soprusi del più forte. Quelle lì sono da rispettare e si chiama ricerca di verità. Noi la vogliamo ricercare così. Grazie. Io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche, indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente allerta le forze dell'ordine, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo. Sua madre, quando gli portava la notizia che il figlio era stato trucidato, ci disse queste parole: quando ti uccidono un figlio, sparano anche su di te. A me avevano sparato quel giorno, 6 agosto 1985. Non sono solo per i colpi che uccidono, a volte sono anche i nostri colpi che uccidono ancora di più, perché non si uccide solo con le armi, si uccide con l'indifferenza, con la rassegnazione, con la delega, col dire che tocca agli altri fare. Quindi io lo chiedo a me, la mia coerenza, che non sempre forse c'è tra il dire e il fare. Ma vi auguro di essere coscienti dei vostri limiti. Essere coscienti dei propri limiti è un segno di grande libertà e di grande autenticità. Vi fa veri. Se trovate qualcuno che ha capito tutto, salutatemelo personalmente e cambiate strada. Cambiate strada!
Allora ti darei la parola a partire da una affermazione di Giancarlo Caselli, che nel suo libro, ma poi anche negli incontri pubblici, ci dice che purtroppo l'Italia è il paese del giorno dopo, per quanto riguarda soprattutto questi aspetti. E allora ci piacerebbe capire con te se, al di là appunto di quella che è l'azione repressiva dello Stato, se c'è un prima, c'è un oltre, che ci può permettere finalmente di essere per una volta quelli del giorno prima. La lotta alla mafia, signori, la si fa a Roma, la si fa in Parlamento, la si fa con le leggi che cominciano dando lavoro ai giovani. 2,5 milioni di giovani, l'avete visto, sono le proiezioni che ci vengono consegnate, non hanno prospettiva di lavoro in questo momento. Il sistema mafioso, l'ho detto all'inizio, ha potuto prosperare solo grazie al rapporto con la politica e le istituzioni, a cominciare dalle istituzioni locali, che sono il primo baluardo di legalità sul territorio. Tenere presente che le relazioni con i politici, anche se non sono indagati, questa è un'esortazione alla politica, ma risultano coinvolti, e le indagini, le ultime indagini delle DDA del Nord hanno evidenziato un sistema, altro che zona grigia, un sistema che non ha portato, di questo bisogna dare atto, a sollevare imputazioni nei confronti di certi politici, di certe amministrazioni, ma hanno evidenziato quello che viene definito con grandissima efficacia il capitale sociale dell'Andrangheta. Sono gli uomini cerniera, sono i colletti bianchi che consentono all'Andrangheta di colonizzare il territorio. Questo... Però dicevo, quando gli imprenditori fanno cose diverse da quelle che sono, diciamo, declamate in questi principi dell'etica dell'impresa, dell'etica della finanza, eccetera, violano la concorrenza. Quando pagano la tangente per avere un appalto e vincerlo al costo di un altro, violano la concorrenza, mettono in crisi un modello di regolarità e di correttezza del comportamento della pubblica amministrazione o comunque del rapporto contrattuale, danneggiano altri, danneggiano la credibilità delle istituzioni, contribuiscono a delegittimare e ad abbassare il grado di affidamento che i cittadini hanno nei confronti della pubblica amministrazione. Ma in un paese dove molti ragionano in questo modo, vuol dire che questo è un paese che lascia molto spazio alla operatività dei rappresentanti delle organizzazioni mafiose, perché trovano un terreno fertile. Quindi un osservatorio per conoscere, per capire e per superare la superficialità, per superare anche alcuni pregiudizi che ci sono nei confronti delle mafie, in particolare per noi della Andrangheta. E poi un osservatorio per provocare il cambiamento, per capire quali possono essere le azioni, prima di tutto di Libera, ma poi le azioni che richiediamo alle istituzioni, alle forze dell'ordine, per combattere effettivamente le mafie nel nostro territorio. Noi ci vogliamo fare un'altra domanda, la domanda che noi vogliamo porre a chi è qui, soprattutto a chi ha dei ruoli che non sono quelli della magistratura delle forze dell'ordine, cioè della repressione, ma chi ha responsabilità di natura istituzionale, politica e sociale. Cioè, considerati i processi in corso, il contesto più allargato in cui è inserita Novara, i fatti che abbiamo appena citato, possiamo farci la domanda su quali sono i modelli di riproduzione del fenomeno mafioso? Qual è il capitale sociale della mafia? Quali sono le risorse di cui dispone? Perché se noi proviamo a dare una risposta a questa domanda, magari sappiamo anche quali sono le azioni che possiamo mettere in campo per arrivare un po' prima e non solo per arrivare dopo, come giustamente come diceva il professor Solange, ormai poi diventa superato di gran lunga. Allora io oggi vi faccio un'ipotesi, una proposta che chiaramente è nella massima umiltà, non ho la pretesa che sia la verità, però tra le cose che abbiamo detto quest'anno e su cui ci siamo confrontati, una cosa che ritengo molto interessante la definisco qui l'ipotesi Varese, che non è della provincia di Varese ma di Federico Varese, che è un criminologo che insegna a Oxford, un criminologo italiano, e un altro di quei cervelli che è fuggito, non sarebbe stato interessante fosse rimasto in Italia, ma insomma cosa dice Varese? Varese dice che
si pone una domanda molto semplice, prende la storia, fa un'analisi comparata di alcune situazioni e dice perché a parità di alcune condizioni, per esempio migrazione di massa, presenza di persone in soggiorno obbligato, perché in alcune città e in alcune situazioni la mafia lì si trapianta e in altri posti no? Perché a Bardonecchia sì, per esempio, e a Verona no? Perché, per quanto riguarda un esempio internazionale, a parità di alcune condizioni legate alle migrazioni, negli Stati Uniti Cosa Nostra si insedia in maniera stabile e in Argentina no? Una domanda apparentemente semplice, però la domanda al contrario, di quando falliscono le mafie? Perché se capiamo quando falliscono le mafie, forse possiamo far sì che anche da noi questo fallimento avvenga, cioè favorire il fallimento invece dell'insediamento. Mi sembra una domanda interessante. Allora oggi la portiamo qua. Sappiamo che dobbiamo stare allerta su tanti temi. Sappiamo di avere al nostro fianco Libera, di avere al nostro fianco le istituzioni, diciamo di romperemo le scatole, comunque li coinvolgeremo spesso e volentieri, perché in questi frangenti, in questi tempi, l'unione fa la forza, il confronto e la messa in campo di tante energie coordinate rappresenta il modo giusto per affrontare questi problemi. E come insegni, voi mi insegnate che la cultura ti dà maggiori strumenti per essere persone più libere.